Buongiorno carissimi, leggiamo questa mattina dalla lettera di Giacomo, capitolo 5, versetto 16, e dice: pregate gli uni per gli altri. Uno strumento potente. Offrire una preghiera di intercessione rappresenta un incoraggiamento. Questa è quella che Dio ascolta con maggiore dolcezza, poiché la preghiera di Cristo ha il medesimo carattere. Di tutto l'incenso che il nostro grande sommo sacerdote mette nell'incensiere, non c'è un solo granello per se stesso. La sua intercessione deve essere la più accetta di tutte le suppliche. Del resto, più la nostra preghiera è simile a quella di Cristo, maggiore sarà la sua bellezza. Per quanto le richieste che ci riguardano vengano esaudite, le nostre supplicazioni per gli altri suscitano più zelo, più fede, più amor fraterno. Grazie ai meriti di Gesù, l'oblazione più soave che possiamo offrire a Dio rappresenta il vero grasso del nostro sacrificio. La preghiera di intercessione è estremamente efficace. Quali meraviglie è in grado di operare? La parola di Dio è colma di queste opere gloriose. Credente, tu hai in mano uno strumento potente. Usalo bene, usalo costantemente, usalo con fede e di certo sarai un benefattore per i tuoi fratelli. Quando raggiungi l'orecchio del re, parlagli dei membri sofferenti del suo corpo. Quando hai il privilegio di avvicinarti al suo trono e il re ti dice: chiedi e ti sarà dato quello che vuoi, fai in modo che le richieste non siano soltanto per te stesso, ma anche per tutti coloro che sono bisognosi del suo aiuto. Se hai la grazia, ma non sei un intercessore, quella grazia deve essere piccola quanto un granello di senape. Hai grazia sufficiente soltanto per far galleggiare la tua anima nelle sabbie mobili, ma non disponi di un fiume di salvezza. Diversamente vorresti inserire nel tuo grido a Dio un pesante fardello di bisogni altrui e al ritorno dal Signore ti presenteresti loro carico di ricche benedizioni che senza di te non avrebbero ottenute. Che il Signore ci benedica. Signore.